fiammetta cosa è diventata nel frattempo? Io adesso sì, ma io senza neanche sapere che sia quella persona. Al posto di prendere con più particolare oggi. Abbiamo istituito in gran segreto un premio alla dama più bella. Non parliamo della, cioè, parliamo dell'abito, perché devo fare come la più bella, la coda di scordia. No, l'abito più bello. È stato molto difficile perché tantissimi abiti, uno più bello dell'altro, è sempre difficile per i giudici scegliere. E poi mi hanno detto: guarda, senti, l'abito non era granché, però, perché per ovvi motivi poi voi capirete, però noi pensiamo che la dama più bella di Casei Medievali 2017 sia la mamma ultima arrivata in tempo, quindi chiamo Jessica, dico bene, con Tommaso di 17 giorni, un vestitino super piccolo, un grosso applauso, compagnia di credentari del cielo, Jessica e Tommaso. Non sbaglia mai, il manuale non sbaglia mai. Io dico, sono ci costringe all'utilizzo dei guanti. Sia che una sia una strega che no, l'inquisitore deve certificare su una bulletta la colpa o l'innocenza della condannata. Pertanto noi abbiamo delle pergamene, se voi avete delle pergamene che ce le prestate, no, ma noi vedo che contribuiscono in tantissime a prestarci delle pergamene, ringraziamo, meno male che abbiamo fatto seccare lo strutto di ieri sera dei pentoloni. No, questa è una formula nuova. Ah, non è il resto della gara di cucina di ieri? No, questo è strutto di tofu, così anche i vegani. Ah, una volta che il tofu o lo strutto si secca, lo stendiamo per scrivere l'innocenza della condanna. Dichiaro di non essere una strega, nonostante essermi iscritta alla gara per il premio. A parte che di Casei e Gerola c'è lo spazio. Ma no, è Casei e Gerola. Se dico di essere una strega, l'aspettate. Ce l'abbiamo. Allora, quanto ce l'ha lunga sta coda, sta lumaca? Faccio una chiocciolina. In diretta nazionale, una missione di relax. L'anno è il 1416, il capitano generale sarà il conte Carmagnola, capitano generale delle armate di Filippo Maria Visconti, duca di Milano, contro Lancelotto Beccaria che si è ribellato al suo signore ormai da anni. Immaginiamo che ci sia stata in questo assoldamento di truppe
una importante mediazione, quella di Ludicherio Buttigella, che era priore ospitaliero di San Pietro di Casei, che vedete qui in questa foggia, il quale chiese a suo papà Corradino di Bertobello, mercante di Pavia assai ricco di disponibilità, di pagare qualcuna di queste compagnie. Con branda, mutanda, ma non l'ho fatto per rispetto. Comunque, non si portano le mutande, siamo in tempo delle braghe, ancora non avete sentito quali sono le paghe? È il tempo della spada e dello scudo e del culo nudo, tradotto. Mi pare questo araldo un po' spavaldo, un po' sboccato, non solo spavaldo, forse divino si è rimboccato. Però sotto guarda io vedo il popolo si è assolato, che quasi si sciocca, parliamogli un po' di gnobil donna. Ma davanti a me vedo un branco di contadini e popolari. Siete così sicuro che questa gente... Questo sì che mi fa ridere! Peccato che l'altro giorno la sua signora era nel nostro diletto perché aveva bisogno di uomini! Forse aveva bisogno di uomini, ma non come lo intendete voi! In ogni caso, questo affronto per l'appunto ora, qui, con lo scontro! Non c'è problema! Il cimitero è qua dietro! Te li porto io i morti! Siete intanato alle 4.
quattro mura del vostro castello. Siete ormai un topo in gabbia. Assolutamente no, sono solo all'ombra. Avete più uomini, avete i miei traditori. Certo, per voi vi è facile vincere, ma solo perché non avete il coraggio di combattere a numero pari.